Dopo lo sgombero avvenuto ieri a Sesto San Giovanni nel Palazzo Ex Alitalia, avete trovato un altro immobile, uno dei tanti abbandonati a Milano, siamo a sud-ovest di Milano. Sì, uno dei tanti soprattutto della catena Ligresti, abbandonati a Milano. E la domanda infatti che ti volevo fare è chi è la proprietà, mi ha già risposto, avete già sentito la proprietà? La proprietà ha mandato avanti un'avanguardia a cui abbiamo detto di cosa si trattava, abbiamo fatto delle proposte per trovare un accordo di convivenza civile qua dentro, speriamo nella ragionevolezza di una proprietà che ha lasciato per 20 anni un immobile vuoto con le luci accese, l'acqua che funziona, ora spero che non salti fuori una progettualità remota accantonata giusto per procedere con lo sgombero. In effetti queste torri qua, come si può vedere dalle due qua di fianco che sono totalmente distrutte, non servono da 20 anni e sono spazi bellissimi, come avete visto nelle immagini, che adesso ripuliti diventeranno dei bellissimi appartamenti per le nostre famiglie, sperando di starci. Da oggi siete in questo immobile abbandonato, uno dei tanti qui a Milano, lo state ripulendo e mettendo a posto, così come avete fatto sia in via Oglio che all'ex Palazzo Alitalia. Esatto, perché erano tutti messi sotto sopra, cioè li abbandonano così per niente. Sgomberano le persone, le lasciano per strada per lasciarli vuoti, scusa. Non ha senso. Intanto noi li stiamo pulendo e ci stanno dando dei delinquenti, quando noi li stiamo rimettendo in sesto i palazzi abbandonati da anni. Noi trasportiamo famiglie che sono in assegnazione di alloggio popolare, quindi rivendicano un diritto che hanno e che detengono, e sono famiglie che arrivano da appartamenti magari anche di proprietà sfrattati per morosità incolpevole o perché non pagavano le spese condominiali, quindi sono famiglie civilissime. Il tema dell'abitare resta un tema aperto nel paese, che non riguarda soltanto Milano ma riguarda un po' tutta l'Italia. Non si costruiscono più tante case popolari e ci sono molti mobili sfitti come questo. Il tema dell'abitare va oltre quello che tu mi stai chiedendo, perché va a braccetto col tema della perdita del salario, di salari insufficienti, di pensioni inadeguate, della precarietà della vita a cui ci hanno ridotti, e quindi il tema dell'abitare deve tornare al centro delle lotte. E mi viene da dire, noi avremo a breve uno sciopero generale della CUB su questi temi e vorremmo davvero che si aprisse col tema dell'abitare collegato al tema dei salari, dei licenziamenti, delle casse integrazioni e di tutto quello delle pensioni, dell'età pensionabile. Noi abbiamo delle necessità incredibili. I due temi centrali sono la messa in sicurezza del territorio e le energie rinnovabili. Su questa roba ci sarebbe lavoro, reddito per tutti e una migliore qualità della vita. E il tema dell'abitare ci sta dentro qua. Dopo il censimento fatto in via Oglio, disposto dall'assessore alle politiche sociali Maiorino, resta aperto il tavolo di confronto con il Comune di Milano? Il tavolo con il Comune di Milano è sempre aperto. Il Comune di Milano ha trovato una 15ina di soluzioni che riguardano le soluzioni veramente per famiglie più fragili, con problematiche decisamente importanti. Per le altre famiglie ci si sta lavorando insieme ai vari tavoli che vengono fatti a Palazzo Marino. Ciao. 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 Okay.